Attenzione, dicevo, perdonatemi se ho interrotto la vostra scena, però in effetti con una bellissima amica che è venuta questa sera per dare il suo abbraccio a zio Carmine, vorremmo un attimo consegnare zio Carmine una cosa molto particolare, poi sentire la sua voce, perché c'ha una bella voce. Ma stai attento, non ti faccio fantasia, ma stai tranquillo. Allora, la signora che vedete qui alla mia destra è Franca Molinaro, una giornalista che è già scritto, giornalista, professa e quant'altro, perché in effetti sono molte le mansioni, diciamo, di Franca Molinaro di Benevento, ha comunque una spiegata nella sua vita e in effetti ha scritto l'anno scorso, era Franca, 2 o 3 anni fa, ha scritto di zio Carmine, Tobia. È uscito un articolo su 8 pagine, un articolo molto bello, che ha comunque portato alla conoscenza di tutti delle particolari doti di zio Carmine, che forse molti di noi non conoscono. Le erbe, qualcuno ha detto che con le erbe, benissimo, aiutami. Io un attimo lascio la parola a Franca Molinaro, che vi spiegherà meglio cosa stiamo per fare con zio Carmine. E intanto ancora un applauso per zio Carmine e per il suo lavoro. E mi porta una foto. Guardando quello che abbiamo fatto, non quello che stiamo per fare, perché circa 3 anni fa sono stata accompagnata a casa di zio Carmine e lui mi ha raccontato un sacco di cose belle, cose, ricerche praticamente, che adesso sono registrate sul nostro blog, il blog della nostra associazione. C'è la foto di zio Carmine e tutte le parole precise e precise che mi ha raccontato a lui. Alla fine zio Carmine si è rivelato la persona che maggiormente ha collaborato con la nostra associazione, lui nemmeno ne sa queste cose. Però questa sera, in occasione del suo 90° compleanno, noi abbiamo pensato, come centro di ricerca tradizione popolare della Grande Madre, di portare questo nostro pensiero e un disegno di riconoscimento per la sua opera a Carmine Tobia e Lego. In occasione del suo 90° compleanno, il centro di ricerca tradizioni popolari della Grande Madre esprime profonda stima per la preziosa collaborazione prestata nelle ricerche di etnobotanica condotte nell'ambito delle attività dell'associazione. Il suo contributo ha notevolmente arricchito gli studi svolti in questi ultimi anni. Il suo stile di vita, l'essere a contatto diretto e continuo con la natura, è esempio unico e inimitabile per quanti intendono rifuggire le insostenibili ansie della modernità. C'è un grande amico mio, 50 anni fa, in America, e lui mi ha chiamato 2 anni fa, in un altro ristorante, e mi cominciò e dice, tutti qua. Dopo prendiamo i contatti con il vostro amico, così gli facciamo anche leggere le cose che abbiamo scritto. E mi fa sempre piacere. Adesso spieghiamo meglio, Franca, per cortesia. Spieghiamo meglio cosa abbiamo fatto con zio Carmine quando siamo andati a casa sua e cosa in effetti è il fulcro, la cosa più importante che zio Carmine ci ha dato.
Noi da diversi anni come associazione legata alla natura, soprattutto alle tradizioni, ci occupiamo delle erbe e delle loro proprietà medicinali e medovi. E Zigarro era d'inverno, ci ha portato un po' in giro lungo la strada per i campi e mi ha fatto vedere le erbe che lui usa in diversi modi. Forse erano una trentina, adesso non ricordo bene, però per ogni erba, io che ne riconosco scientificamente, lui che ne riconosceva le proprietà, ci siamo messi insieme e abbiamo tirato fuori tre belli articoli che sono usciti poi per 8 pagine, ma che sono comunque sul nostro blog, potete andarli a leggere tranquillamente, il blog che si chiama La Grande Madre WordPress.com. E quindi non so chi di voi potete considerare sotto questo aspetto. Per me è stata una cosa bellissima, pensate che io faccio 80 km per venire da lui e ci vengo volentieri. Grazie, Zigarro. Io ho fatto, dovevo andare anche poco e lui mi ha detto che se non scoppiava doveva fare l'operazione. Io volevo fare l'operazione. Qual era? Come si chiama il dialetto? Il dialetto si chiama Ora di Toro. Zigarro, vogliamo spiegare un po' agli amici? Come ci sei arrivato tu a questa saggezza delle erbe? Come sei arrivato? Però facciamolo, andiamoci verso là e diciamolo. Ci sono arrivato perché quando ero giovane un signore mi disse nel Sud America, questa erba serve per i dolori, per questo, per quell'altro. Io ci ho messo tanta attenzione e sono andato sempre là. E di più, l'America, una indiana mi ha insegnato l'erba che serve quando le persone non possono orinare, tengono la rena nella piscina, ne ho curate per almeno 10 persone. Quindi sei stato anche in contatto con gli indiani d'America, questa è la cosa importante, cari signori, che la saggezza e il contatto con la natura degli indiani d'America lo sappiamo qual è stato, ma pochi conoscono quello che gli indiani sono riusciti, non solo gli indiani ma tutte le popolazioni a contatto con la natura riescono a fare con le erbe. E zio Carmine che è stato un buon allievo degli indiani. Come loro mi dicevano così io ho fatto le prove e adesso mi sono uscito facendo la prima lezione da fuori. Speriamo che anche voi iniziamo a creare una presa di gomma, grazie e poi ci risentiamo.